Wedi spoiler, Cerioli e lo spagnolo Ivan nuovi tronisti al posto della Fasone. Nell'ultima registrazione del Trono Classico sono stati presentati i sostituti di Mara Fasone, si tratta di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Grandi novità al Trono Classico di Uomini e Donne secondo le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, video, e riguardanti l'ultima registrazione del 30 ottobre. Dopo l'improvviso abbandono del trono da parte di Mara Fasone, infatti, la redazione di Maria De Filippi si è trovata nella situazione di dover cercare un sostituto. Durante la registrazione di ieri si è scoperto che al posto della siciliana ci saranno ben due volti, già noti al pubblico di Uomini e Donne. Si tratta degli ex tentatori Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Anticipazioni Trono Classico, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez nuovi tronisti di UED. Secondo quanto riportano gli spoiler sulla nuova registrazione del Trono Classico fornite dal sito Il Vicolo delle News, saranno gli ex tentatori di Temptation Island Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez i nuovi tronisti del dating show di Maria De Filippi. I due giovani andranno a sostituire la siciliana Mara Fasone, che nel corso dell'ultima registrazione ha abbandonato inaspettatamente il trono, senza peraltro dare spiegazioni. I due ragazzi sono già conosciuti dal pubblico di Uomini e Donne, non solo per la loro partecipazione alla prima edizione del reality delle tentazioni. Andrea Cerioli è già stato tronista nel 2014, ma il ragazzo non terminò il percorso e abbandonò il programma prima di effettuare una scelta. Ivan Gonzalez, invece, ha partecipato all'edizione spagnola di Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista. Due nuovi tronisti a Uomini e Donne, Cerioli e Ivan Gonzalez al posto di Mara Fasone. Con l'arrivo di Cerioli e Ivan il numero di tronisti sale a 5, video, e per questo motivo la redazione di Maria De Filippi ha deciso di rivoluzionare il Trono Classico. Se da lunedì al mercoledì vedremo in onda come di consueto il Trono Over, il giovedì darà sarà dedicato ai troni di Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Il venerdì invece verrà trasmesso il percorso dei restanti tronisti, ovvero Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Ma non sarà l'unica novità riguardante il Trono Classico, perché sempre secondo le indiscrezioni, pare che la redazione abbia convinto Valeria Marini a partecipare al programma in veste di consigliera di Ivan. Al termine di Temptation Island, si era vociferato che tra la soubrette e il tentatore fosse in corso una relazione, poi smentita dai diretti interessati, che hanno dichiarato invece che tra di loro è nata una bellissima amicizia. Fatto, questo, che porterà Valeria a Uomini e Donne in una veste del tutto nuova, quella di consigliera d'amore.